minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, del complesso religioso di San Pio da Pietrelcina. C'è una frase che, cari amici, voi vedete spesso quando entrate nel santuario di Santa Maria delle Grazie, subito sulla destra, la statua di Padre Pio, con una scritta sotto. Ognuno può dire Padre Pio è mio, sono tutto di ognuno. Beh, una frase, un'espressione di Padre Pio, quanto a dire io amo tanto i miei fratelli d'esilio, amo i miei figli spirituali, come scrive Padre Pio, al pari dell'anima mia e più ancora. È così come ha scritto, li ho rigenerati a Gesù nel dolore e nell'amore e posso dimenticare me stesso, scrive ancora Padre Pio, ma non i miei figli spirituali. Siamo all'inizio degli anni 50, diventava sempre più intenso questo afflusso di fedeli, numeroso concorso di popolo qui a San Giovanni Rotondo, e per ovviare a determinati inconvenienti si decide di creare un sistema delle prenotazioni, soprattutto per le donne. Bisognava organizzare e prenotare la confessione con Padre Pio, proprio perché il motivo principale, lo si scrive anche nella cronistoria del convento di San Giovanni Rotondo, si voleva evitare prepotenze, chiasso, disordine. Le donne, per confessarsi da Padre Pio, dovevano prenotarsi. Lo stesso Padre Pio non si faceva sfuggire l'occasione di ribadire che egli poteva appartenere a tutti e allo stesso modo anche ai singoli. Infatti proprio un giorno il dottor Sanvico gli disse: padre, sei tutto mio. E Padre Pio gli rispose, come per mettere le cose nei giusti termini: sono tutto tuo, sono tutto di tutti, sono tutto di ciascuno, e poi ce ne avanza ancora, diceva Padre Pio da Pietrelcina. Il Signore aveva tanto, tanto arricchito il cuore di questo servo fedele che la sua risposta non fa una piega, questa che ha dato a San Vico, ma nonostante queste povere manifestazioni di umanità, tante anime capivano che bastava solo respirare l'aria di quell'ambiente mistico creato da Padre Pio per usufruire della sua ricchezza. E proprio per questo c'è uno scritto di una sua figlia spirituale, Anna Baroni, che dice: non sempre ci si poteva confessare da Padre Pio, ma l'importante era stare vicini a lui, l'importante era pregare con lui.